Cervinho, limite dell'area, non si fa vedere nessuno, arriva là dietro Totti, gol! 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 Gol di Totti, 1-0, il grandissimo gol. Bravo Edino! Un regalo deve assicurato la coppia. Vedo la disperazione di De Carlo, però devo anche dire che Totti ha fatto il gol del fuoriclasse. Sì, no, del fuoriclasse. Adesso ve lo faccio vedere alla lavagna, intanto Londa Moretti, Londa dai! Allora, fermi qua, ecco, vedo che c'è Totti che si è portato, allora, vi faccio vedere che cosa succede, c'è Ranocchia che ha iniziato la partita in maniera disastrosa, che sbaglia un rinvio, lo svirgola, regala palla qui alla Roma, va velocemente l'Inter a ripiazzarsi mentre si portano in avanti i giocatori della Roma, c'è un passaggio di Cervinho, fate attenzione, cosa c'è? Sì, Totti, vabbè. C'è un passaggio di Cervinho qui, centrale, arriva Totti in corsa con tutti che gli vanno addosso, lui tira lo stesso, trova un diagonale che passa così, un missile perfetto che si insacca a fil di palo. Prova poi a sentire, Palazzo potrebbe uscire dall'area, attenzione qua Rino, la possibilità di no! No! Che tiro ragazzi, palo clamoroso di Guarin, davvero una violenza inaudita, no, palo quasi interno, adesso ve lo faccio vedere alla lavagna cosa sta succedendo. Va bene, due uomini in barriera dato corto dentro la posizione esattamente quella, Fabio. grazie parte Alvarez, palla sulla scala della rete, vabbè, si è preso Taider si è preso la responsabilità. Inesistente, o meglio fallo c'è ma è fuori, come dice l'amico Marelli che sta seguendo. Ciao Marelli, grazie Marelli. No, però dice Tagliavento che dice Marelli che Tagliavento stava indicando punizione, è stato l'addizionale guida a dire rigore. Vabbè, siamo a poco. Il mal viene in colse, grazie Luca guida. Marelli, perché poi aveva la fortuna di avere un arbitro di Serie A che sta seguendo. Guida è quello di Juve Genoa dell'anno scorso, dei quattro rigori non dati alla Juve, era quello. Allora vi faccio vedere, non lo so, questo è lo sciagurato Pereira. Questo è Cervinho lo supera, Pereira entra in te che è scivolato, gli tocca la gamba qui appena fuori dall'area di rigore, cade in area di rigore Cervinho, e devo dire onestamente che anche noi vedendolo abbiamo avuto forse subito l'impressione che fosse dentro, sì, sbagliando. Ma c'è l'addizionale, no, però l'addizionale lì, bravo Rossi. Io ho gridato subito fuori. Questo addizionale qui, guida, no, cosa diavolo va a dire che è rigore? È lì messo apposta. È quello di Juve Genoa, andate a controllare. Brava Teodoro, discusso rigore per Roma, stavolta ci hai preso. Ecco. Attenzione, siamo al 43esimo minuto, brutta botta per l'Inter che avrebbe meritato ampiamente il pareggio. Invece Benatia ancora. Ma... Attenzione a destra, che allarga sulla sinistra, attenzione a destra, l'hanno lasciato libero a destra, ma sai che io l'ha scritto oggi pomeriggio, Inter 1 Roma 3, che poi siamo solo al primo tempo. Terzo gol della Roma, Florenzi, gol Maguagno, Colonna, 10 anni in giro. C'è Moratti che ha la stessa espressione di Piacentini. Voglio vedere quando si giocherete voi questa squadra qua. Moratti, guarda, allora, no, ma io sono spaventato. Contropiede pazzesco della Roma, Inter tutta sbilanciata, si presentano 3 contro 2, diagonale di Florenzi, meraviglioso. Allora, ma chi lo mancava Florenzi? Ma chi lo mancava? È già la seconda volta. Beh, però sono in due, diciamo la verità, ma l'hanno lasciato libero, Guardate, stacchiamo quella cosa. Allora, che io non so chi dei, ovviamente i due centrali dell'Inter si trovano in questa situazione molto difficile, fanno quello che possono perché ci sono tutti gli altri indietro al contropiede, non so chi è che l'ha iniziato da un grande colpo, una magia di Totti, il tocco qui è per Florenzi a questa posizione in corsa fa partire un diagonale perfetto, un gol non facile da fare, da Castano, tecnica Strootman, ancora il lancio in mezzo, si coordina Florenzi, Vinicio respinge Andanovic, mamma mia, Andanovic ha rischiato di perdere il quarto gol. Ragazzi, ma questi sembrano il Barcellona questi. Mamma. Comunque si sta impegnando ancora Alvarez, prova a scendere da destra, il traversone morbido, palla in aria,
Maschera, no! Credo, credo anche giustamente, mentre c'è una punizione De Santis. Per De Santis. Puyu e De Carlo, mi fate per cortesia, così aiutiamo a capire i nostri amici a casa, la moviola umana. Tu fai De Santis? Dai. Tu fai De Santis e tu fai Ranocchia? Va bene, allora. Il pallone arriva, ve l'ho detto, siamo nell'area piccola, l'avete visto qui, chiedo scusa. Sì, a mezzo metro, ecco, dalla la palla piove qui, tu sei chi fa, tu sei Ranocchia e tu sei De Santis, quindi De Santis prende la palla. Sì, ho capito, ho capito. Ci sono alto, allora invertiamo i ruoli. Tieni qui, va. Entra Milito. Ecco. Allora, più o meno è stato Milito un trionfo, sì, allora, sostanzialmente, sostanzialmente facciamolo così, tu tieni le braccia protese, sei De Santis. Allora, la palla sfugge leggermente a De Santis. No, no, lui l'ha preso, lascia un pochino, ti sta un po' sfuggendo alle mani, ti sta sfuggendo. Ecco. Gol. Ora, però la tira dentro De Santis con la mano. Ecco, quindi non devo dire, però c'è un punto fondamentale, credo, che rileva Marelli, che è arbitro, coi fiocchi, e anche Bacci. Cioè, quando il portiere esce per prendere la mano, tu non puoi saltare con lui, ti devi fermare. Ah, guarda. Anche i due erano in volo entrambi. No. Se la tira dentro con lui, Ranocchia con il braccio destro, urta. Spalla, Cristiano. Ranocchia in salto, io sono De Santis, col braccio destro urta, ma dove l'hai visto? Il braccio non è così, la spalla, con la spalla, ho esagerato, ho esagerato, De Carlo te ne devi fare una ragione. No, no, questo è ancora Milito, ne ha tre addosso, il pallone che torna a Nagatomo, poi in area per Palacio che prova a girare, siamo anche sfortunati. Finita la Roma, demolito l'Inter 3-0, taglia dentro, 3-0, pesante lezione sulla. Grazie.